ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Nuovo sit-in per i dipendenti della Spuno. Dopo diverse mobilitazioni ancora non vengono date risposte concrete per il mancato pagamento degli stipendi. Non ci sono quindi certezze. I sindacati davanti alla De Benedictis chiedono ancora una volta delle garanzie. Beh, mancano innanzitutto 5 stipendi alle lavoratrici delle mense, mancano in generale la certezza su una struttura che ormai mese dopo mese l'incertezza continua a farsi sempre più pesante all'interno della struttura, soprattutto solo sui lavoratrici e lavoratori quando devono percepire lo stipendio, perché sul resto pare che non ci siano incertezze. Io lo dico in maniera proprio chiara, la soluzione che io mi aspetto è che oggi si dica che siamo sbagliando tutto e quindi che una struttura pubblica con 12 milioni di euro di debiti è tutto normale, però lo devono dire, e che ci devono dire però pure che è tutto normale che lavoratrici e lavoratori non hanno certezza dello stipendio, quindi che è tutto normale e che non ci dobbiamo preoccupare di questo, allora noi ci mettiamo l'anima in pace, senza tra virgolette, perché a quel punto ci incateniamo davanti ai cancelli. Se ci dicono questo è una cosa, altrimenti ci devono dire quali sono le soluzioni, qual è a livello cronologico, cioè che cosa facciamo domani, dopodomani, tra un mese, tra due mesi, tra tre mesi, qual è il piano di rientro, dove sono andati a finire adeguando le tariffe, dove sono andati a finire i posti accreditati, dove sono andati a finire i fondi che la Regione Abruzzo a dicembre del 2021 ci aveva promesso, dove sono andati a finire, ce lo devono dire in maniera chiara, netta, e soprattutto devono parlare con le aziende e si devono mettere intorno a un tavolo, perché allora se 12 milioni di euro non si sanno dalla sera alla mattina, dopodiché vuol dire che si devono impegnare con le aziende a pagare gli stipendi, punto, e nel frattempo c'è il risanamento, e non credo sia tanto difficile. Lavoratori arrivati allo stremo delle forze che non hanno nessuna garanzia a livello economico, stanchi anche da una pandemia che li ha portati a lavorare ancora con più impegno per poter garantire un sorriso anche sotto le mascherine. Non ce la facciamo più, anche perché poi la ditta ha difficoltà a mettere altro personale, perché il personale, sapendo che l'ASP non paga, logicamente ha dei problemi al reinserimento del cosiddetto personale. Gente, come ho detto anche l'altra volta, che va, si rifugia di Caritas, eccetera, eccetera. Cioè veramente stiamo perdendo quel minimo di dignità che abbiamo. Madri che si vergognano anche a chiedere quei pochi euro per poter pagare un minimo gelato a un figlio, perché comunque ci sono tutte problematiche che logicamente ci stanno facendo andare in deficit anche mentale. Anche un briciolo, almeno uno stipendio in più, non diciamo che ne vogliamo tutti e cinque, assolutamente, ma almeno la garanzia di uno stipendio ogni 26, ogni 24, cioè ogni giorno dobbiamo andare a chiedere l'elemosina per un diritto del lavoro che comunque ci spetta. E guardi, non è facile.